Buongiorno a tutti quanti, iniziamo questo vlog in ritardo, sono le... Boh, non lo so, sono quasi le 3. Vi faccio vedere perché tanto sono da sola. Cosa ho preso al Pamma e cosa ho preso al Lobby. Allora, lo scotch per i pacchi perché devo mandare un pacco. Brin. Filadelfia, carta igienica, non ci vedo molto bene ma pazienza, patatine, vai, vai asso, yogurt bianco, uno stracchino, parmareggio, le fettine. Dai che dobbiamo far vedere la roba prima che qua fa il caldo. Primo sale. Stai bravo, guarda che caldo che fa. Caffè perché l'abbiamo finito. Pesto. Altri yogurt. Le capsule Winnie's. Cioccolato per fare i biscotti e così rana. Queste sono le cose che abbiamo preso al PAM. Abbiamo ciao, ciao, ce la posso fare al PAM. Adesso dovrò poi andare a prendere la verdura e la carne. Asso, fai il bravo. E adesso vi faccio vedere anche cosa ho preso al Lobby. Solo 2 secondi che metto la roba in frigo. Allora, dov'è il gatto? Boh. Allora, invece, dal Lobby ho preso il rastrello. Questa parte qua viene 5,49. E il bastone, non so se mi vedete, se mi vedete, costa 3,49. C'è la micina che vuole venire qua, ma c'è il cane, c'ha paura. E fa meo, meo, meo. Poi, delle forbici che voleva Manuel, quelle più taglienti, 9,99. C'era la pubblicità sugli schermini, quindi ho preso queste. Speriamo che siano buone. Poi 2,49 più o meno i guantini per me, perché stamattina mi sono già bucato un dito. Mi stanno, ho preso un set perché c'era 8, 9, 10 e pochi 7. Però sono carini. Così non mi faccio male. Vero asso? E poi la cosa molto molto più carina sono questi qua con le forbici per potare, così ne abbiamo tre. La palettina e il rastrellino piccolo, sì, chiamiamolo così. E questo è costato 7,99 euro. Capito? 7,99 euro. E niente, adesso vediamo cosa fare, ci vediamo dopo. Thank you.
Allora, stavo facendo vedere a Manuel cosa ho comprato, quindi adesso giro la telecamera così lo vedete anche voi. Aspettate, non cosa ho comprato perché l'avete già visto prima. Non so se riescono a vedermi. Sarà troppo chiaro lo schermo. No, dai, si Ciao. vede. Vediamo se si vede. Ciao. Sì, si vede. Ciao. Avete visto come si è inciccionito? C'è il facciottone? Sembra una palla. Questo sarà l'anteprima. Nel telefono, così. Sì, adesso puoi anche staccare. No, di qualcosa, tutti mi chiedono di te. Ma sto bene, non sono morto. Gli esami stanno andando meglio. Ho preso qualche chilo. Adesso sono 49, da 46 che ero. La creatinina è 2,60 mi sembra. Ma non era 3 punto. Adesso è 2,60. È meglio, Stamattina. no? Meno Sì, male. si è abbassata ancora. Adesso la funzione renale di un ottantenne. Con 2,60 sì. Speriamo vada meglio. Speriamo Adesso che. ancora per qualche settimana. Starò ancora qua qualche, magari una settimana, 10 giorni. Penso, penso io. Massimo 15. Ancora, e poi un Sì, mese. che ti devo dire? Se il valore ci mette tanto ad abbassarsi. No, speriamo che ci metta meno. Da ieri a oggi, ieri era 3,1, oggi 2,60, quindi è andata meglio. Mi saluta. Cambo. Ciao, Osiglio. Allora, ragazze, ho finito adesso di sentire Manuel, mi vedete con le cuffie, perché me l'ha regalata Manu, la trovate in super offerta su Amazon, poi le dico di lasciare il link qua sotto, così magari le trovate anche voi in offerta. E niente, adesso mi metto a fare qualche lavoro ancora qua fuori, intanto riprendo. E così vedete anche cosa faccio. È un vlog molto di sistemazione fuori, però è carino, c'è un po' di comunque di aria, si sta bene, c'è un po' di sole. Quindi attacco la musica e iniziamo a fare dei lavoretti insieme. Thank you.
Tutta questa parte qua non c'era, e tutto quello che ho tolto io adesso sotto all'albero e questa parte qua dove c'è il cancello, quella lì c'era già. Sono un pelino stanca in realtà. E per oggi credo che vada bene perché ho fatto sto pezzo, ho fatto il pezzo di là. E poi dovremo vedere chi viene a togliere qua tutta sta roba. Perché là ci deve essere poi il l'orto, come vi dicevamo, quindi mamma mia, caldo. Allora, non so come mi vedete perché è un casino, ma visto che sta comunque rockstarizzando, sta riducendo un po' i video come si chiama, il computer, vado a incartare questo pacco che devo spedire a Giulia, che è una di voi che ci segue da tanto tempo. Per chi ci segue da un po', ci aveva mandato anche i pasticcini, quei buonissimi pasticcini, e ha preso dei pannetti. Quindi io devo mandargli il pacchetto, ma non mi fido mandarglielo così, quindi io vado a incelofanarlo tutto con questo, con lo scotch marrone, e poi domani andiamo. Io dico andiamo, ma in realtà vado da sola, solo che mi viene automatico dire andiamo, abbiate pazienza. Andiamo a incelofanare tutto questo insieme, voi. E così poi domani vado in posta, attacco quello che devo attaccare e boh. Tra le quali forse potrei farlo anche da sola, perché se non sbaglio mi aveva fatto mettere un pezzettino qua. Quindi io farei che mettere poi anche da scrivere tutto quanto. E niente, io faccio così per inviare i pacchi con la posta. Semplicemente vado a farle due strati di scotch così sono sicura che non si apra. Adesso vado a mettere sopra il mio nome, cognome e via, e sotto il suo, che se non sbaglio era così. Se casomai è sbagliato, lo toglierò là e boh. Così almeno non devo fare tutto di corsa. Ok, ragazze, qua ho messo praticamente, copro solo i cosi, non si vede nemmeno, però vabbè, qua in alto che è coperto. C'è il mio di nome, cognome, eccetera, eccetera. E sotto c'è il destinatario, così io vado lì, devo solo più scriverlo nelle cartoline, siamo a posto. E niente, comunque, che luce. Comunque, so che ci vanno 9 euro e qualcosa per la spedizione. E niente, domani vado a fare questa commissione, poi al pomeriggio vengono a trovarmi dei miei amici che devono prendere anche loro dei panni. Magari domani vlogghiamo, così ho più tempo poi per fare anche la montare, eccetera. Allora, io ho finito di montare il video. C'è un po' di luce, quindi ne approfitto così le riprese vengono carine perché non mi piace quando c'è quel giallognolo, non piace di più la luce fredda, naturale, eccetera. Quindi vi saluto qua, così ho anche il tempo di metterlo a caricare perché sapete che ci mette un sacco di tempo. Sì. Non mi ricordo cosa volevo dirvi, mi ha spiazzato il gatto. E ci vuole un sacco di tempo, intendevo, quindi ci vuole un pochettino. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Pian pianino ci saranno sempre di più queste cose del giardinaggio, perché comunque dobbiamo mettere un po' a posto fuori. Questo era solo l'inizio. E cose che posso fare io, ovviamente. Poi dovrò aspettare per l'orto perché non so esattamente cosa vogliono fare. So che comunque guardando il video bisogna fresare, bisogna fare un sacco di cose, quindi da sola non possono. Qua ci sono i trattori che passano.
E niente, avete visto anche Manuel? Sono contenta che siete riuscite a vederli. Siete riuscite. Riusciti a vederlo tutti quanti. E niente, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti. Commentate, fateci sapere, non so, qualsiasi cosa, perché mi fa veramente piacere. Leggere i vostri commenti, questa cosa che c'è il post mi piace tantissimo perché così riesco a essere molto più vicina a voi. E quindi commentate, mettete mi piace, attivate la campanellina su tutte, se no, quando arrivano i video non lo saprete mai perché sei un po' invadente oggi, lo sai, è un po' invadente. E niente, io vi mando un grosso grosso bacione e ci vediamo comunque sabato nel prossimo video. Ciao ciao!